Buongiorno, 7 di mattina. Oggi si parte. Ieri ero troppo stanco, quindi mi sto ritrovando a fare la valigia adesso. Voilà, valigia dell'ultimo secondo fatta. Quanto è zarro sto zaino. Si va ad Edimburgo da Fede. Ho sonnissimo però. Chiusi e sentire il profumo. Già quando meno te lo aspetti. È già primavera. Ciao Sofì, grazie. Ciao. Ma quanta cavolo di fila c'è? Bella, Tone. Ma tu sei serioso? Stavo andando. Sei stanco? Cos'hai? Quanto sei grosso. Ci mettiamo in fila e dobbiamo arrivare laggiù. Quindi probabilmente per domani saremo ad Edimburgo. Siamo quasi al security check. Passati. Mi sono preso paura perché è appena passato il controllo sotto il metal detector. Sono passato, non ho suonato, tutto tranquillo. E la guardia che era lì fa. E io ho paura, mi controlla, mi tocca, mi fa. Bella la maglietta. Questa qua dei Beatles Jedi. Quindi fondamentalmente mi sono cagato in mano per niente. Però ho una bella maglietta. Tonno ha suonato al metal detector. Sì, mi hanno toccato. Ma perché avevano visto il nuovo fisico? Aveva 4 ovuli di cocaina. Dov'è il nostro aereo? Dov'è? Per Edimburgo. Dov'è? Dovrebbe essere quel gate lì. Siamo arrivati un po' in anticipo, quindi abbiamo tempo di prenderci un caffettino e fare una colazioncina, perché io non l'ho fatta. Perché qua noi abbiamo 3 ore. Colazione veloce. Dov'è la mia colazione? Adesso? Tonno con questo stile barba bionda, capello rasato ai lati, con quello nel mio zaino. Sembra proprio un'idea, girati. Dove stai andando in missione? A Edimburgo. Iniziano gli imbarchi per Edimburgo. C'è già un po' di fila. Stiamo per partire. We'd like to remind you to just fix in those pocket signs, man. Cribbiolina pare neve. Sono gli altri due, poi sono seduti là e io sono qua da solo. Dai, metti pressione. Ancora fila. Siete carichi che tra poco vediamo Fede? Signor capitano. Tan 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 tan. Guardalo, guarda che bello. Bentornato nei vlog. Mostrate un po' di gioia nel vedere il buon Fede, dai. Io voglio benzina, cazzo. Case, una chiesa, un fiume, contea, Baggins. Il Parlamento ve lo faccio vedere, fa schifo. Ma che bei bimbi curiosi. Io sono molto affascinato. Ah, bel freddo. C'è odore di freddo, senti. E c'è anche freddo. Sì, anche. C'è odore di freddo. Ma cos'è quello? C'è una guglia. E no, c'è un autobus davanti adesso. Guardate che figa sta cosa qua. Siamo in controluce, quindi non si vede. Altro che blocco. Ti levi. Ma che fa? Un cavallo. Belli sti alberi. Pam 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 pam. Sembra di essere dentro Bloodborne. È tutto molto gotico. Molto bello comunque, mi piace un sacco. Ci sono già stato anni fa insieme a Tonno, ma non me la ricordo per niente. Ma proprio non mi ricordo niente. È un felice riscoprire, perché è veramente, veramente, a primo impatto, figo. Lì ci sono dei palazzi belli che andremo a vedere dopo mangiato magari. Fa freddo! C'ho la giacca nello zaino, non c'ho voglia di tirarla fuori. Con sta felpina sto davvero congelando. Quanti gradi ci saranno? È il vento. 12-13. È il vento che è freddo, è vero, è vero. Purtroppo siamo in controluce, quindi non si vede bene. Però è figo figo.
quella là è Old Town, ci ha detto Fede, la parte vecchia della città. Abbiamo appena finito di mangiare da KFC e, signori e signori, anche Cesare ha mangiato da KFC. Sì, sono anche soddisfatto, ti dico la verità, è questo il mio grande difetto. Detesto. Oh, figata. Bello, 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 proprio bello. Proprio bello. Sti bello. Una volta preso un daily ticket, l'ho preso. Super curioso di vedere casa Fede. Zona questo borghese. Eh sì, in questa zona borghese di Edinburgh. Federico. 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 Edinburgh. Uè, Federico. Sembra il set di un qualche film, eh? Con queste case così e queste case così. Sembra un po' il set di un film. Diagon Alley. Diagon Alley. Ma che belle ste porte colorate. Ma poi guardate i campanelli, tipo si tirano. Proprio bella sta zona comunque. Proprio tranquilla, pacifica. Siamo nel letto di Fede. Riposino time. Possiamo non andare a vedere la città e rimanere qua? Fede ha ragione, Nerf. Fede, possiamo non rimanere qua e non andare a vedere la città? Sti cazzi, voglio dormire. Aia, lo schiccano al pene. Che bel soffitto che hai. Sono tipo quelle cose patafix che puoi mettere che sei sicuro. Sì, che bel soffitto. Dici? Sì. Dove andiamo adesso, Fede? Royal Mile. Dentro. Bolle. Siamo al parchetto. Bello il parchetto. In questo parchetto ci sono gli scoiattoli. Là ce n'è uno. Oh no, non c'è più. So perché c'ho paura che da un momento all'altro ci carichi. Carino. Allora spero che lo faccia. Che carino. Acceso temerario all'avvicinamento, senza timore che lo scoiattolo l'aggredisca. Ma ci siamo forse riusciti ad avvicinare abbastanza e non si allontana. Ecco, no, l'ho gufata. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, ta. Diagon Alley. Ops. Diagon Alley. Diagon Alley. Castello. Da un lato mi dispiace che sia brutto tempo, dall'altro lato è veramente figo il contrasto che crea il castello con questo sfondo bianco qua. È una scuola. Quella è una scuola. Quella là è una gru. Bella, ma sei più bello tu. Entrare nel castello costava troppo, quindi ce ne stiamo andando. Cosa? Non avevo mai visto in vita mia un negozio di Warhammer e basta, solo Warhammer. Figata atomica. E ora è tempo di un bel caffettone. Più che altro perché tra pioggerellina, vento, freddo in generale, un caffettone è quello che ci vuole. Caffettone? Caffettone time! Con che capelli? Era pieno, non c'è posto a sedere, quindi niente caffettone. Siamo entrati in un posto stranissimo, è tipo una chiesa, però in realtà è un mercato, però è una chiesa. Guardate le vetrate. Ok, in questo qua si vede già da fuori che c'è posto, quindi siamo salvi. Caffettone in arrivo. Caffettone. Caffettone. Mi prendo anche sto affare qua. Caffettone. Andiamo. Adesso ragazzi vi faccio vedere tendenzialmente la cosa che vedete se cercate Edimburgo su Google. Più o meno esattamente questa immagine qua. Provate a cercare su Google Edimburgo. È bello il vaso. No, aspettate, ho sbagliato. È questa qua la vista che trovate su Google. Da questo lato qua. Così, esattamente così. Bello cazzo. Come la volete? Se prendi tutta la nebbia possibile. Unica cosa, peccato per questa un po' nebbia. Sto cercannone. Quello lì si chiama Nelson's Monument. Ma c'è il cannone. Ma perché non filmi il cannone? Ah, un cannone. C'è così tanta nebbia che ho le gocce negli occhiali. Erita che mi hai fatto vedere quando. Però cazzo, immagine di copertina del video con questa monumento dietro. Fede, vieni davanti. Sarai soggetto del video. Sei una testa di cazzo. Cioccato. Imponente. Porca peppa. Vai Tone. It's auditore. It's audizione. Bravo. Bravo. Aspetta, ti faccio una foto lì. No, fermo. Amici, io non ci so salire lì su. È troppo alto. Non so. Nance. Hai visto che brutto tempio? No, l'ho sbagliato. Che brutto tempio? Sì.
Dove vai, Fede? Stai attento. Bella la vista qua, tutta molto bianca Edimburgo. Madonna, ma che nebbia c'è? Sì, davvero. Bloodborne. Ma perché stai pisciando in un luogo pisciando? Siamo entrati in un pub che è dentro un teatro. Già l'ingresso è tutto un che da dire. L'unica cosa è che mi ispira. Zack. Sì, prima non l'avevo vista, adesso che la vedo. Succo di mele. Che cos'è questo? Island. Intestino di capra? Io ho preso fish and chips con salsa al curry. Ma prego, sono pronto al freddo fuori. Madonna. Dentro è un così bel caldino, qui fuori fa freddo. Si torna a casa. Ma che bella maglia che hai, Fedino. Dai, Tone, vai a lavarti i denti. Lavi i denti, brutto porco. Io ti giuro, ti picchio, Cesare. Tone, i denti, dai, Tone. Perché? Cosa vuoi da me? Oh. Qui dormono... Ahia, yeah. Qui dormono Tone e Federico e io... io e Cesare dormiamo qui per terra. Oh, 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 malissimo, malissimo, malissimo. Ah, ah, crappo. Crappo. Oh. Sono i dentini. Che schifo. È comodo lì per terra. È comodo lì per terra. No, bronca perché. Come no? Io non voglio dormire per terra. Lasciatelo stare, poverino. Te filmi degli atti di bullismo. Io non voglio dormire per terra. Io ho paura del suolo. Degli atti di bullismo. Buonanotte, ragazzi. Ci vediamo domani con un nuovo vlog direttamente da Edinburgh. Arriviamo a 5000 mi piace. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi sui social network e io vado a dormire.